dati seguono a distanza di 3 settimane quelli di Bolzano e a distanza di 4 settimane quelli di Trieste, ragione per la quale se non diamo uno stop immediato a questa promiscuità che comunque si verifica nelle attività di shopping e nelle attività del tempo libero, il rischio che tra qualche settimana anche Trento potrebbe trovarsi in condizioni più difficili. Ecco il punto della situazione dopo il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Annunciata una stretta sui controlli agli esercizi pubblici che da lunedì con il Super Green Pass saranno ancora più rigorosi. Il timore è che il Trentino entri in zona gialla prima di Natale. L'assessore Failoni ha ringraziato le forze dell'ordine, ha raccomandato l'adesione alla campagna vaccinale e ha detto che i prossimi 15 giorni saranno decisivi per mantenere il Trentino nella normalità e garantire la continuità della stagione turistica invernale. E il sindaco di Trento, Ianeselli, ha confermato la Fiera di Santa Lucia, ma ha lanciato l'appello mascherina anche all'aperto. Intanto il bollettino Covid delle ultime 24 ore, oltre ai 2 decessi, 2 anziani over 70, entrambi non vaccinati, indica 189 nuovi contagi, 53 ricoveri e 7 pazienti in terapia intensiva, uno in più rispetto al giorno precedente.